Ciao a tutti, oggi vi spiego come imparare i kanji. Non è una cosa semplice, in quanto richiede molto tempo e molte ore di studio. Più che altro la cosa fondamentale è la ripetizione. Fare kanji significa fare questo. Non so se vedete, ecco. Tonnellate, tonnellate, tonnellate. Allora, prima di tutto è importante avere un buon libro di testo, in quanto il libro di testo vi permette di focalizzare quali siano le parole più utilizzate e le parole più importanti da imparare. I kanji. Allora, i kanji vanno imparati a causa dei cinesi. Ora, brutto da dire, però sono i cinesi che hanno influenzato poi i giapponesi. Kanji cinesi e giapponesi, alcuni sono simili, altri sono diversi, quindi per gli asiatici, taiwanesi, malesiani, ora non mi ricordo quali nazioni precise, hanno molta più facilità nell'apprendimento. Infatti a scuola si vede notevolmente la differenza, solo che la differenza più grossa è che i kanji sono uguali ma si leggono in modo diverso. Questo per quanto riguarda Cina e Giappone, i caratteri cinesi e giapponesi. Allora, veniamo al dunque, come imparare il kanji. Allora, dobbiamo dividere i kanji in vari livelli. C'è il Nihongo no Ryoku Shiken, che permette di... è il test da dare, il GLPT da dare per ottenere, per dire che io so il giapponese, ma in realtà anche se c'hai l'N1, in realtà potresti anche non saperlo il giapponese, potresti non saperlo parlare. Comunque, il kanji, allora, ci sono i kanji più semplici, sono quelli dell'N5 e l'N4. L'N4 già, gli ultimi kanji iniziano a diventare un po' più difficili, mentre l'N5 e l'N3 il kanji diventa molto complesso da scrivere, bisogna imparare i passaggi. Allora, la regola principale per imparare il kanji appunto è imparare a rispettare la scrittura, cioè i tratteggi. Prima bisogna fare questo, e se non vengono rispettati avrei tanto facilità poi la scrittura. Ma la cosa più importante è appunto la ripetizione. Ci sono una serie di app che permettono di imparare più velocemente il giapponese. Allora, una fra le prime, da penso sia la più famosa, è Ankydroid, disponibile sia per iOS e Android. Su iOS è a pagamento, non so, 35 o 40 dollari, non mi ricordo di preciso, però è fatta un pelo meglio. Mentre per quanto riguarda dispositivo Android, la piattaforma funziona bene, ma non benissimo, soprattutto nella parte delle review. Comunque, Ankydroid cos'è? È praticamente un'app che ti permette di imparare qualsiasi lingua, perché hai la possibilità di farti le tue flashcard. Flashcard significa che te le devi fare te, quindi devi perderci del tempo e delle ore. Però poi sono tutte ore guadagnate, in quanto per imparare il kanji ci metterei molto meno tempo. Quindi faccio un esempio: questo è il foglio bianco, qui appare la parola in italiano e poi do subito dopo il kanji. Ovviamente cliccando un tasto ti appare il kanji, mi prendete una penna e da una parte scrivete il significato di quel kanji, o a vostra discrezione. Comunque mettete la parola in italiano o in inglese e poi ve la scrivete, provate a scriverla in kanji e poi fate il confronto.
È molto utile perché permette di ripetere le stesse parole più volte e diciamo facilita molto l'apprendimento. E il sistema di review, cioè di poter rivisitare i kanji, è fatto molto molto bene. Io ve la consiglio, soprattutto chi ha un dispositivo Android. Poi è da sottolineare il fatto che automaticamente si è creato un account, si può fare la sincronizzazione sia fra l'account su internet che su quello su dispositivo di cellulare. Metti caso si spacca il cellulare, avete l'account sul computer e quindi trasferite i dati sul nuovo dispositivo e automaticamente potrete rifare tutto. Ogni volta si risincronizza perché utilizza internet e quindi anche se siete sul computer potete rifare le stesse flashcard e lui si ricorderà automaticamente quelle che avete fatto e quelle che non avete fatto. Il problema appunto sta un po' nelle review perché io non riesco a Fukushima, mi sono scordato l'italiano, non riesce a anticipare il ripasso, quindi devi fare in modo di riuscire a anticiparlo cliccando da qualche parte, però non funziona al 100%. Comunque io consiglio questa app perché funziona bene al 90%. C'è un'altra, si chiama Obenkyo, e anche questa permette di imparare i kanji, ma solo quelli del NE 5, quindi non è utilissimissima. Però non è male a parer mio, non è male, anche perché permette di imparare molto bene quei kanji, sia il significato. Ovviamente sono quasi tutte app semi italiano-inglese, quindi sapere l'inglese è fondamentale da una certa parte. E permette di imparare sia i kanji, sia le particelle, sia gli articoli e anche qualche kanji un po' più complesso. Poi c'è Imiwa, che è sia dizionario che che permette di imparare anche flashcard, mi sembra di aver visto così da una persona. Quindi è un'app molto utile e più veloce di an anche Android, perché io devo utilizzare due traduttori per poi inserire la nuova parola. Magari Imiwa è molto più veloce, però non è disponibile per Android, ma solo per iOS. Consiglio anche Imiwa, io ho avuto modo di utilizzarla, funziona molto bene. Poi abbiamo Takeboto, se non sbaglio, che è un dizionario e appunto permette di avere traduzioni migliori rispetto a quelle di Google Translate, un po' più accurate, e poi potete vedere anche come si coniuga se quella determinata parola è un nome o un verbo. Insomma, è molto molto utile, io ve la consiglio. Lo so, ci sono i dizionari, quelli lì, bla bla bla, ma se non volete spendere soldi, Denki Gisho, se non sbaglio, in dizionari elettronici che costano 150-200 euro della casa di altre marche. Però se non volete spendere quei soldi, potete utilizzare benissimo il cellulare. E questa app ha tre traduzioni, fuorché quella italiana, non so perché ha la traduzione russa, comunque russa, francese e inglese, quindi nuovamente dovete sapere l'inglese, qualche parola possibile che non la sapete, quindi magari aiutatevi anche con Google Translate. Google Translate ultimamente è diventato veramente potente e posso dire che le due funzionalità introdotte, non so quando siano state introdotte in particolare, però quella di poter leggere le foto, quindi fare una scansione di una foto e riconoscere i kanji è utilissima, o altrimenti voi potete
sullo schermo scrivere il kanji, automaticamente Google Translate lo riconoscerà, nonostante lo scriviate anche da kami. Unico contro che dovete scrivere il kanji alla velocità della luce, altrimenti vi prenderà quello che avete scritto nel raggio di tipo in un secondo vi prende quel kanji, quindi a volte potete scazzare. Ultima cosa da dire, se non avete tutte queste app, quando fate imparate i kanji è semplice, vi scrivete la parola in hiragana, la nascondete e provate a scrivere il kanji. Questo è il metodo standard più veloce. Più veloce, insomma, non è che non imparate il kanji, cioè imparate il kanji, ma non imparate la parola. Questo perché non viene scritta la traduzione. Quindi il mio consiglio è scrivere la traduzione e provare a scrivere il kanji e l'hiragana, hiragana, perché altrimenti non saprete pronunciare quel kanji. Altra cosa, ultimo trucco, altri non penso di averne, provare a leggere kanji ovunque, provare a comprare libri, io tipo ho Harry Potter adesso, ho letto solo 5 pagine, ci ho messo un'ora. Non tanto per il fatto che ci abbia messo un'ora, tanto che ci sono miliardi di kanji che non capisco, quindi provo sempre a tradurmi. E quindi quando trovate una parola che non sapete, provate a tradurla, fate uno screenshot con il cellulare e poi ve la scrivete su un foglio e provate a ripeterle. Magari tutti i giorni nascondete con la mano e provate a ripetere, magari qualcosa vi entrerà in testa, qualche parola, almeno in questo modo avete più facilità a prendere parole. A prendere parole però non è facile al tempo stesso se non lo usate, quindi vi consiglio di trovare un pen friend o qualcuno con cui utilizzare il giapponese, altrimenti avrete più difficoltà a memorizzare la parola in quanto non viene utilizzata. Da questo video sui kanji è tutto. Se avete qualche domanda, lasciate un commento sotto, fatemi sapere la vostra esperienza su come imparare kanji, in quanto anch'io sto imparando kanji, quindi ho bisogno di qualche consiglio, magari qualche dritta. Comunque, la dritta più comune di tutti e quella che passano tutti è questa: scrivere, 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 ripetere, ripetere, ripetere e parlare, parlare, parlare. Allora, a quel punto il kanji entra in testa. Ciao!